Calcit è tornato con il primo evento in presenza dopo lo stop causato dalla pandemia e lo ha fatto a ritmo di musica. Nel salone del Circolo Artistico in Corso Italia è infatti tornata la rassegna musicale Calcit Mercatino in Concerto. È un'edizione fantastica, anche se mutilata dal Covid, nel senso che ho dovuto stoppare le orchestre, i cori, i grandi gruppi. Però grazie alla generosità degli aretini, non so per quale motivo, perché eravamo solo 130 contro i 400-500 degli scorsi anni, abbiamo battuto il record di incassi e questo è quello che conta veramente. Quasi 5.500 euro da devolvere interamente al Calcit. E soprattutto è stata una grande festa, una grande emozione per essere davanti a musica dal vivo. Per 8 giorni siamo ritornati alla normalità, ecco, e agli applausi veri. I ragazzi che hanno dovuto fare lezione online comunque ce l'hanno fatta salire in un palco. Tante emozioni per tutti, i ragazzi e i professionisti che si sono esibiti. Domenica 23 maggio è stato il turno delle premiazioni del 19° concorso musicale intitolato a Gianfranco Barulli, a cui hanno partecipato 14 scuole e 30 maestri. Il premio, realizzato dallo scultore Alessandro Ricci, è andato a Giacomo Danzi. Si parla di calci, si parla di portare aiuto al malato oncologico, si tratta di portare aiuto alla sanità pubblica aretina, perciò insomma non è per me un onore insomma essere qui e aver realizzato questo premio. Il premio Città di Arezzo, offerto dall'amministrazione comunale, è andato infine a Lorenzo Caporalini, quello Italo Marconi ed il combinato Aduccio Niccolini.